Paradiso è il titolo dello spettacolo portato al Teatro Petrarca di Arezzo da Virgilio Sieni, coreografo e ballerino di fama internazionale. È ispirato nella forma all'opera dantesca, ma legato alla danza. Senza usare la parola inarrivabile di Dante e senza mettere in campo le sue terzine, il coreografo ha elaborato l'opera strutturandola per endecasillabi come se, ripetute sottovoce, ci fossero le terzine del paradiso. Sicuramente lo spettacolo è nato in un momento abbastanza complesso e dove la vicinanza con i corpi era quasi un tabù. E quindi è nata anche questa esigenza di voler capire effettivamente come sperimentare con i corpi la possibilità di connettersi l'uno con l'altro senza dover ricercare un contatto. La prima parte prevede l'esecuzione di un giardino fisico di gesti, dove i ballerini sono condotti nei movimenti dalle piante. Sicuramente la dimensione delle piante, la staticità di questi corpi viventi, ha sicuramente reso il materiale corporeo totalmente diverso, più depositato, più lento. Nella seconda parte, invece, c'è un giardino simbolico di gesti, la costruzione di uno spazio tattile circoscritto coreograficamente dai ballerini. Entrando in relazione con gli altri corpi, in questo caso siamo in cinque, che seguiamo una coreografia fatta da Virgilio Sieni e strutturata e ricercata durante la produzione, eseguendo delle endecasillabe tra di noi che vanno appunto a generare delle stratificazioni nello spazio, rendendo visibili appunto questi corpi bagnati anche dalla luce e con le musiche di Sciarrino. Infine, nella terza parte, la composizione di un giardino costituito da una vegetazione reale. Quello che emerge è sognante, no? Se pensiamo anche a questa dimensione che creano le piante, che interagiscono anche nello spazio e con i nostri corpi, richiama sicuramente quell'aspetto. Perché abbiamo lavorato su un concetto di aura, quindi come spostare il corpo dell'altro senza effettivamente un tocco fisico. Quindi quello penso per noi che siamo abituati, diciamo, nel lavoro di Virgilio anche a lavorare molto con la manipolazione del corpo dell'altro, quello sicuramente è stato un po' una sfida.